se vi accomodate. Buonasera a tutti. Grazie per essere presenti a questo incontro di presentazione della pubblicazione della ricerca I diplomatici a Torino durante il Risorgimento. Tra le varie iniziative che il Consiglio regionale, assieme alle altre istituzioni, ma in questo caso solo il Consiglio regionale, ha ritenuto di sostenere nel corso del 2011 in occasione appunto delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia, tanti sono stati gli spettacoli, le iniziative, la presentazione di libri, concerti e quant'altro. Abbiamo anche accolto con molto favore la proposta che ci è venuta dall'associazione Almastar per una ricerca su quelle che erano le sedi diplomatiche a Torino nell'epoca insomma, del pre-risorgimentale fino al 61, all'anno dell'Unità d'Italia. E mi sembra che il lavoro sia stato ottimo, che le nostre ricercatrici, qui ne abbiamo solo una perché l'altra per sua fortuna ha vinto una borsa di studio, o meglio la possibilità di fare uno stage all'estero e quindi insomma direi che siamo molto contenti per lei, però dicevo hanno fatto un ottimo lavoro. Allora qui chiedo scusa, mi hanno segnato la scaletta degli interventi, io direi allora siccome il tempo è stretto come sempre perché tanti sono gli appuntamenti in questo salone del libro, primo è Marco Ballocco di Almastar che chiedo di raccontarci come è nata questa idea di proporre al Consiglio regionale una ricerca su questo tema. Grazie. Allora. Molto gentile. Niente, io ringrazio tutti quanti perché è stata un'operazione che è stata estremamente interessante ed è stata proposta dai nostri associati e come ricerca ha coinvolto appunto diverse persone. In prima persona la persona che ha veramente fatto questa iniziativa è qua presente ed è lui che ha inventato tutta la cosa, ha scelto praticamente di orientarsi su questo tipo di ricerca e noi l'abbiamo semplicemente appoggiata. Devo dire che fra le tante cose questa è stata forse una cosa molto interessante, andare a riscoprire quello che è successo tanti anni fa. Io lascio parlare lui perché sostanzialmente è la persona che ha fatto tutte le cose. Sì, prima di passare la parola a lui direi che abbiamo nella scaletta Mariangela Marè. Grazie. Allora, io faccio parte dell'associazione Almastar, appunto come ha detto il Presidente, infatti volevo che fosse lui a presentare l'associazione perché fino a qualche giorno fa era in Brasile, essendo tornato passavo la palla. Comunque, abbiamo in una riunione abbiamo pensato cosa si può fare per questi 150, ad Alberto è venuto in mente di provare a fare questo progetto, quindi mi sono fiondata in università, alla facoltà di scienze politiche e in consiglio regionale perché con la dottoressa Marchiori io sono una pensionata dell'università, quindi già quando lavoravo con la dottoressa Marchiori abbiamo fatto diversi progetti perché lei è sempre molto molto disponibile a lavorare con le associazioni. Quindi ho proposto questa ricerca all'università, al Consiglio regionale e quindi si è messo in piedi questo lavoro. Alberto ha seguito di più le ragazze, lascio a lui la parola perché vedo che il tempo stringe e poi è giusto che le ragazze raccontino cosa hanno fatto. Io sono Alberto Martinazzi e semplicemente in occasione dell'Italia 150 mi è venuto in mente di proporre questa ricerca all'associazione che poi ha la proposta al Consiglio regionale per un semplice motivo che se Torino era una capitale si suppone, io ho supposto che ci fossero anche delle ambasciate, di solito può capitare questo. E così iniziando la ricerca all'archivio della città di Torino ho trovato che c'erano circa una ventina di delegazioni o ambasciate e con relativi nomi, indirizzi, titoli onorifici conferiti dal regno di Sardegna
e uscendo dall'archivio ho iniziato a vedere sulla mappa della città dove potessero essere, se esistevano ancora queste sedi, e alcune si possono ancora trovare facilmente, nonostante le vie sono state, il nome delle vie sono state cambiate. Ad esempio per l'Impero d'Austria e il Regno di Prussia erano in Porticato alla Marmora al numero 8. Purtroppo non esiste più il nome, ma esiste via Pomba e si suppone che fosse la 4, più o meno, tanto per dire. Alcune sono sparite perché con i bombardamenti, con i rimaneggiamenti urbanistici degli anni 30, oppure semplicemente con un cambio di ingresso del portone è cambiato, non è più su una certa via ma su un'altra, e si suppone che in quell'isolato possa esserci stata l'ambasciata dell'impero francese. Poi la ricerca è stata anche interessante perché oltre ai nomi di questi ambasciatori e tutti i vari titoli che loro avevano, attaché militare, rappresentante economico, che poi la dottoressa Martinelli racconterà più nel dettaglio, c'erano anche le varie bandiere, i vari stemmi. Noi siamo abituati ad esempio al Portogallo, che ha una bandiera rosso e verde, ma prima era una semplice bandiera bianca-azzurra con uno stemma al centro. E di questo, ad esempio, il bellissimo stemma della Turchia, tutto pieno di colori, dell'impero turco, pieno di colori, di altri simboli e anche di motti religiosi. Abbiamo trovato anche i regni che non esistono più, tipo quello di Napoli, Parma, Ducato di Parma, quello del Gran Ducato di Toscana. Ci sono anche quelle che esistono ancora, non si chiamano più Stato della Chiesa, ma è Città del Vaticano. E con questo ho passato poi il lavoro all'associazione, l'associazione l'ha ritenuto interessante e l'ha passato poi all'università e alla dottoressa Marchiori qua presente. Grazie a voi per il tempo dedicatoci. Allora sappiamo, abbiamo capito da chi è venuto il suggerimento, è stata un'ottima idea, infatti bene poi è stata sviluppata dalla dottoressa Martinelli. Adesso passo la parola alla professoressa Marta Margotti, docente di storia contemporanea presso l'Università di Torino. Sì, io non ho seguito dall'inizio questa ricerca, ho però avuto modo di leggerlo nelle battute finali e di apprezzare questo lavoro di sintesi utilissimo per coloro che sono interessati alle vicende diplomatiche del Regno di Sardegna e poi dei primi anni del Regno d'Italia. Interessante perché pur non utilizzando documenti d'archivi, e poi Elena Martinelli ci dirà la ragione, riesce facendo una analisi attenta di ciò che è stato fino ad ora pubblicato di fornire una fotografia molto movimentata per alcuni aspetti della situazione delle delegazioni diplomatiche appunto presenti a Torino. Ecco, la struttura della ricerca ci verrà poi presentata da Elena Martinelli. Io vorrei così, come dire, proporre tre piani di lettura possibile di questo testo. Tre piani tra loro complementari, però che in qualche modo spero ecco, possano suggerire altre piste di lettura, ma anche mostrare il valore di questa ricerca. Questi tre piani di lettura sono il primo, quello di poter considerare le carriere diplomatiche del personale diplomatico presente a Torino. Dalle schede biografiche che vengono presentate è possibile considerare le diverse figure, il capomissione, i segretari, quindi persone che avevano un ruolo di rappresentanti diretti dei propri governi presso la corte sabauda, ma anche quel personale che non era investito da incarichi di rappresentanza, ma che svolgeva un ruolo molto spesso
suo ruolo di continuità all'interno di queste delegazioni, vale a dire che i capi missione cambiavano, ma molte volte i segretari rimanevano gli stessi anche per un certo numero di anni e quindi davano la possibilità di dare una continuità alla presenza diplomatica. Queste carriere diplomatiche sono, analizzando le schede che vengono presentate, molto varie, vale a dire che ci sono esponenti della diplomazia che arrivano a Torino all'inizio della propria carriera diplomatica e altri che invece svolgono una parte considerevole del proprio percorso diplomatico, come ad esempio Sir Hudson, proprio a Torino. Evidentemente Torino in quegli anni, negli anni considerati, quindi negli anni, nei decenni centrali dell'Ottocento, Torino non è una sede di prima classe, è evidentemente una sede secondaria, in quanto il Regno di Sardegna non era considerata né una grande potenza né una potenza, ma un piccolo regno, certamente con dei caratteri anche di vivacità, non soltanto politica, ma anche sociale ed economica, che stava assumendo via via un ruolo più importante nel contesto europeo, ma non è sicuramente una sede di prima classe. Nonostante questo, passano attraverso e si formano in qualche misura personaggi che poi avranno in altre sedi diplomatiche più importanti un loro ruolo. E questo significa che in qualche misura questa sede di seconda classe, diciamo così, poteva essere utilizzata e fu utilizzata come una sorta di terreno di prova per sondare da parte delle ministeri degli esteri le capacità del proprio personale diplomatico poi per eventuali avanzamenti di carriera. Alcuni per scelta, altri per necessità, nel senso che non dimostrarono le capacità particolari, poi non fecero, diciamo così, carriera, ma svolsero comunque in quel particolare contesto un ruolo particolare che viene descritto insieme alle notazioni biografiche nelle schede che vengono presentate. Quindi questo libro può essere letto con questo taglio, vale a dire considerare le varie carriere diplomatiche. Forse un passo ulteriore sarebbe quello di mettere a confronto le diverse carriere diplomatiche per capire a quale punto della carriera i vari personaggi arrivarono, a quale età, quale percorso poi successivo oltre a quello precedente compirono. Questo può dare, appunto, dal punto di vista statistico, dato che un certo numero di personaggi e di carriere vengono considerate, potrebbe dare ulteriori elementi poi di analisi. Diciamo, i dati di partenza qui ci sono e si tratterebbe di fare un'ulteriore elaborazione statistica, diciamo così, di questi dati. Il secondo piano di lettura che vorrei proporre è quello della possibilità di analizzare quella che definirei la sociabilità dell'ambiente diplomatico torinese. Cosa intendo con questo termine? Vorrei così proporre come chiave di lettura, una delle possibili chiavi di lettura di questo testo, la possibilità di considerare come i rapporti tra i vari rappresentanti diplomatici a Torino si svolsero, vale a dire come questa comunità certamente molto ristretta di diplomatici presenti a Torino interagiva al suo interno. E quindi è possibile già dall'analisi e che è stata fatta considerare quali fossero i rapporti privilegiati tra alcuni diplomatici presenti a Torino, ad esempio tra il rappresentante della Prussia e quello austriaco, e invece quali dissonanze, molte volte riflesso dei contrasti, dei conflitti di ben altre dimensioni esistenti tra i rispettivi governi. Proprio la possibilità di considerare questo aspetto, cioè della sociabilità, dei rapporti, non so, tutto ciò che passava attraverso i salotti,
che dà la possibilità di considerare non soltanto i rapporti tra i rappresentanti delle delegazioni diplomatiche, ma anche i rapporti tra i capi missione e gli altri rappresentanti delle delegazioni diplomatiche e, ad esempio, il personale di corte. Questi rapporti che si svolgevano nei salotti, nei bar, ma anche nelle vie di Torino, perché, come ci è stato detto, Torino era ancora, dal punto di vista topografico, non so come dire, di dimensioni molto ridotte, le sedi delle delegazioni diplomatiche si trovavano tutte abbastanza vicine e le possibilità di rapporti anche informali, non soltanto tra i diplomatici ma anche tra i rappresentanti di corte, dava la possibilità, e nei dispacci diplomatici tra i capi missione e i ministeri degli affari esteri o la Corte, poteva dare la possibilità di avere delle notizie informali, ma che erano oggetto di rapporti dettagliati e quindi erano questi rapporti tenuti sott'occhio dal governo piemontese, perché si sapeva benissimo che attraverso questi rapporti informali potevano essere date, trasmesse anche involontariamente, ma a volte anche volontariamente, delle informazioni ai governi stranieri che potevano compromettere dei piani più complessivi di intervento delle diplomazie. Quindi mi sembra che un piano di lettura possibile è quello delle relazioni personali, dei modi in cui queste relazioni si svolgevano, proprio considerando questi aspetti. Ma il terzo piano di lettura, che mi sembra quello di portata più rilevante, è quella della possibilità di vedere da un punto di vista particolare quelle che sono state le dinamiche che hanno reso possibile il processo di unificazione italiana. Gli studi che negli ultimi anni, in tempi recenti, sono stati condotti sulla storia del Risorgimento italiano e più in particolare sui processi di unificazione italiana hanno messo giustamente in rilievo come l'unificazione italiana fu non soltanto, e direi non tanto, il frutto dell'azione di singoli personaggi, il Pantheon risorgimentale italiano, Vittorio Emanuele, Cavour, Mazzini, Garibaldi, ma fu un processo reso possibile da un contesto internazionale, da un equilibrio internazionale che rese possibile, o meglio, all'interno del quale il processo di unificazione italiana fu possibile. Vale a dire che soltanto comprendendo la complessa rete diplomatica all'interno del quale si sviluppò il processo di unificazione italiana e di cui i diplomatici ebbero una parte di un certo rilievo, fu possibile soltanto per questo. Questo credo aiuti un po' a smontare una mitologia risorgimentale che anche l'anno scorso, in occasione dei 150 anni, ci siamo sentiti ripetere, una mitologia che ha ragioni precise che non stiamo qui a analizzare, ma che rischia poi di offuscare qual è stata la realtà dei fatti. Vale a dire che soltanto all'interno di un certo equilibrio delle forze europee si poté svolgere il processo di unificazione italiana. Evidentemente i singoli personaggi, e Cavour in particolare, ebbero la capacità di capire quali erano le fratture all'interno del quale collocare un progetto politico, ben preciso non direi, ma un progetto politico che progressivamente si venne definendo. Cavour ebbe la capacità di giocare all'interno di questi equilibri tra interessi contrapposti, pensiamo all'interesse dell'Austria e quello della Francia, ma anche quello della Francia e quello dell'Inghilterra, in qualche modo forzando anche la mano non soltanto di Vittorio Emanuele II, ma anche dei rapporti diplomatici così come erano stati definiti dopo il congresso di Vienna. Ecco, la presenza dei diplomatici
a Torino rende evidente quanto la capacità di Cavour di inserirsi in questi giochi diplomatici più complessi, che appunto i nomi delle potenze, ecco, che avevano un ruolo determinante non soltanto in Italia ma in Europa, danno il senso di quanto un piccolo regno, ma guidato da una elite politica impersonata, ecco, diciamo, da Cavour, ma evidentemente quello che fece non lo fece soltanto perché si è svegliato un mattino e ha deciso di portare avanti l'unificazione italiana, ma perché una serie di condizioni ha fatto sì che un regno di tutto sommato piccole dimensioni, medie dimensioni all'interno del contesto europeo abbia potuto condurre a termine un processo di rilevanza evidentemente internazionale come l'unificazione italiana. Mi sembra che questo testo, in particolare poi anche la seconda parte del testo in cui alcuni la prima e la seconda guerra di indipendenza vengono messi sotto la lente d'analisi, ecco, dà la possibilità di questi tre piani di lettura. Quindi carriere diplomatiche, sociabilità dell'ambiente diplomatico torinese e il contesto internazionale, ecco, questi mi sembrano tre piani di lettura che possono dare la possibilità di utilmente sfruttare il lavoro di Elena Martinelli e di Loredana Cicitti. Bene, abbiamo detto che Loredana Crucitti non è qua perché fortuna sua è all'estero, sì. Però sappiamo che ci sono i genitori. Sì, ah, ecco, complimenti, avete una bravissima figlia che si è fatta onore assieme ad Elena, quindi complimenti. Ci tenevo, insomma, che... Allora, passiamo adesso la parola a Elena Martinelli, visto che, insomma, è lei che ha... l'onore, insomma, e l'onere di presentare questo bellissimo e importantissimo studio. Ci sono poi dei volumi a vostra disposizione e se qualcuno in più lo vuole rispetto a quelli che abbiamo portato qua potete passare allo stand del Consiglio regionale che è il Padiglione 3, che ci sono delle altre copie. Grazie. Prego. Grazie. Buongiorno a tutti. Dunque, prima di tutto vorrei cominciare dicendo che per me e che per Loredana, la quale è molto dispiaciuta di non poter essere presente, quindi mi prendo la responsabilità di parlare anche a nome suo. Dunque, occuparci di questa ricerca è stata per noi un'opportunità grandissima ed importante. Fin da subito ci siamo rese conto che sarebbe stato complesso analizzare una tematica da questo tipo, peraltro per certi versi inesplorata dal punto di vista da cui l'abbiamo fatto noi, se posso permettermi. E però ci siamo anche rese conto fin da subito che sarebbe stata una sfida molto interessante e stimolante, soprattutto una possibilità che non a tutti viene offerta durante il periodo degli studi universitari, quindi ne siamo molto contente e non posso che cominciare con qualche ringraziamento che proprio sia a nome mio che a nome della mia collega. Innanzitutto il Consiglio regionale del Piemonte, specificatamente il Presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo, il Direttore della Comunicazione Istituzionale dell'Assemblea regionale Rita Marchiori e anche Patrizia Bottardi. Ringrazio l'Associazione Almastar nelle persone del Presidente Marco Ballocco, della Dottoressa Mariangela Marengo e Alberto Martinazzi, i quali ci hanno concretamente aiutato durante questi duri mesi di lavoro. E voglio anche ringraziare la Facoltà di Scienze Politiche, nello specifico la professoressa Anna Mastromarino, il professor Paolo Caraffini, la professoressa Marta Margotti, che si è dimostrata molto disponibile sia per la visione e correzione della ricerca sia per la presentazione. È stato fondamentale l'aiuto del professore Edoardo Greppi, che ci ha aiutato a definire le caratteristiche del corpo diplomatico che vengono definite nella prima parte del nostro testo, e fondamentale l'aiuto del professor Umberto Morelli, purtroppo non presente oggi ma presente durante tutti i mesi di lavoro, sempre con grande disponibilità. E dunque vorrei iniziare il mio discorso raccontandovi più della nostra esperienza che del contenuto specifico del testo. Vorrei raccontarvi che cosa ha significato concretamente avere a che fare con queste fonti, col materiale che abbiamo analizzato, e dirvi quali sono state le nostre difficoltà e le nostre scelte. E parlando in tutta sincerità, inizialmente non avevamo reale consapevolezza del materiale che avremmo analizzato e abbiamo poi trovato il nostro punto di inizio nel calendario generale del Regno. Si tratta praticamente di un insieme di volumi che sono disponibili presso l'Archivio di Stato di Torino nella sede di Via Piave, suddivisi per anni, all'interno del quale si trovano numerose informazioni, tra cui l'elenco dei ministri delle corti straniere presenti a Torino. E
e grazie a questi elenchi siamo riuscite a appunto creare un elenco completo dei ministri accreditati a Torino nel periodo di nostro interesse, che abbiamo schematizzato nell'appendice del nostro testo, che comprende 22 tabelle, una per Stato, e in cui per l'appunto sono riuniti i nominativi di tutti i diplomatici accreditati presso il Regno di Sardegna. Sulla base di questi nominativi abbiamo iniziato la ricerca delle informazioni biografiche e siamo riusciti a creare un quadro, direi abbastanza completo, per 10 di questi 22 stati. E nello specifico si tratta dell'Austria, della Francia, della Gran Bretagna, della Prussia, della Russia, della Santa Sede, del Regno delle Due Sicilie, degli Stati Uniti, della Svezia e del Granducato di Toscana. E le informazioni biografiche relative al corpo diplomatico di questi paesi sono racchiuse nella seconda parte della nostra trattazione, la quale prende in considerazione il periodo storico dal 1848 al 1864, diversamente dalla terza parte che ferma l'analisi al 1861. E abbiamo deliberatamente deciso di proseguire fino al 64 questa analisi biografica, poiché abbiamo considerato tutti i diplomatici accreditati a Torino fino al momento dello spostamento della capitale a Firenze nel 1864. E si è rivelato, paradossalmente, nonostante le nostre aspettative, molto utile l'utilizzo di internet per poter compilare queste schede biografiche di siti notoriamente affidabili, come ad esempio quella dell'Enciclopedia Treccani. E altrettanto, se non più importante, è stata l'analisi della corrispondenza del corpo diplomatico, su cui vorrei spendere qualche parola. Dunque, presso l'Archivio di Stato, nella sede di Piazza Castello, è disponibile la corrispondenza originale dei diplomatici accreditati allora a Torino, alcuni dei personaggi che abbiamo analizzato. E nonostante si tratti di un materiale indiscutibilmente molto importante, abbiamo deliberatamente deciso di lasciarlo da parte, perché le tempistiche ristrette non ci avrebbero permesso di poter analizzare tutto nel modo corretto, perché avremmo probabilmente incontrato delle difficoltà nella traduzione e soprattutto nella comprensione delle grafie, poiché si tratta di lettere manoscritte. E quindi abbiamo deciso di affidarci semplicemente a testi a stampa, alcuni dei quali tra l'altro redatti sulla base della corrispondenza. Quindi siamo andate abbastanza tranquille, corrispondenza tra l'altro spesso inserita nell'appendice di questi libri, per cui abbiamo comunque potuto analizzarla, in alcuni casi in italiano e in alcuni casi in lingua originale. E ciò che è interessante è successo è che la corrispondenza tra alcuni diplomatici accreditati a Torino e lo Stato centrale ci ha permesso di reperire informazioni su altri ministri, come è successo ad esempio nel caso di De Buttenvallo, l'inviato straordinario, il ministro plenipotenziario francese a Torino dal 1851 al 1853, del quale abbiamo ottenuto numerosissime informazioni proprio grazie alla corrispondenza tra il conte Apponi, il legato austriaco, e il primo ministro Felix von Schwarzenberg e il suo successore von Schauenstein. E grazie all'analisi di queste corrispondenze siamo riusciti ad andare oltre le dinamiche formali della vita diplomatica e le posizioni e le azioni dei vari diplomatici, e abbiamo avuto modo di comprendere degli elementi relativi al contegno personale, proprio alle attitudini, ai caratteri di questi personaggi, andando quindi un po' oltre la componente ufficiale della carriera diplomatica e tentando così di dimostrare che la personalità di questi funzionari può aver influito sulle relazioni tra gli stati. Perché obiettivamente questi ricevevano istruzioni dai governi centrali, ma erano poi loro a doverle concretizzare sul territorio di Torino, un territorio che loro vivevano e sperimentavano concretamente sulla propria pelle. Ed in questa maniera abbiamo analizzato 31 personaggi, cercando di comprendere la loro posizione in relazione al processo di unificazione italiana. E alcuni più di altri hanno avuto un ruolo importante in questo quadro storico. Questo è dovuto sia all'entità del rapporto tra lo stato di provenienza del legato e il Piemonte, sia alla personalità stessa del diplomatico. Alcuni rappresentanti hanno chiaramente tentato di ostacolare il processo di unificazione italiana, ovviamente mi riferisco ai legati austriaci, che tra l'altro ebbero molte difficoltà nello svolgere i propri compiti a Torino, poiché era concessa loro dal governo centrale una limitatissima capacità di azione. Diversamente dalla Gran Bretagna, i cui legati ebbero invece grande possibilità di azione autonoma, e lo dimostra l'azione di Sir James Hudson, che citava prima la professoressa, fu inviato a Torino dal 1852 al 63, ed egli sostenne calorosamente la causa italiana e tentò di favorirla concretamente e pragmaticamente. Venne addirittura definito più italiano degli italiani.
per il rapporto privilegiato che sviluppò con Cavour, che si raffreddò soltanto a ridosso della seconda guerra di indipendenza, e proprio per l'adorazione che sviluppò nei confronti di Torino e dell'Italia, che non abbandonò nemmeno alla fine della sua carriera diplomatica. Un'altra legazione cui abbiamo dedicato particolare attenzione è quella francese, che intrattenne rapporti pacifici con il Regno di Sardegna fino alla seconda guerra di indipendenza, momento in cui si incrinarono i rapporti. E dunque il contributo concreto dei rappresentanti diplomatici viene invece analizzato nella terza parte della pubblicazione, che prende in considerazione gli eventi storici più importanti dal nostro punto di vista del periodo da noi considerato, specificatamente la prima guerra di indipendenza, le problematiche legate alla libertà di stampa allora vigente in Piemonte, la guerra di Crimea, la seconda guerra di indipendenza e l'unificazione italiana. Ed è in questa terza parte che emerge la reale prospettiva che abbiamo voluto dare al nostro lavoro. Abbiamo deliberatamente deciso di non entrare nel merito degli eventi storici che vengono citati, ma in maniera abbastanza generale, perché abbiamo deciso di concentrarci su ciò che concretamente ha coinvolto i personaggi di nostro interesse. Questo può far sembrare che si siano considerate delle inezie e invece dei fatti più importanti le ratifiche dei trattati, le firme delle paci, ma la storia è fatta anche di altro, del ritardo nelle comunicazioni ufficiali o delle conferenze con discussioni accese, di cui spesso si rischia solo di considerare il risultato. Ed è proprio questo il diverso punto di vista con cui abbiamo voluto analizzare la storia di quel periodo, cioè prendere in considerazione realmente gli atti e i pensieri di questi diplomatici che hanno sicuramente contribuito ai cambiamenti e all'evolversi dei fatti di quel periodo. E abbiamo in questo modo tentato di integrare la prospettiva classica di analisi della letteratura su questo periodo, cercando per l'appunto di considerare non soltanto le battaglie della guerra di indipendenza o personaggi come Cavour, Vittorio Emanuele piuttosto che Napoleone III, che sono degli elementi da cui ovviamente non si può prescindere per l'analisi di questo periodo, però si può dire molto di più ed è quello che abbiamo tentato di fare noi. In conclusione posso dire che abbiamo cercato di analizzare questo periodo storico attraverso una sfaccettatura non del tutto convenzionale del processo di unificazione italiana. Non abbiamo mai pretese, non pretendiamo che questo lavoro sia esaustivo, la professoressa ha già trovato la possibilità di ampliarlo e difatti vuole essere lo spunto per un'analisi nuova che prenda in considerazione non soltanto gli eventi o gli stati considerati col nome della capitale, ma quello che realmente le persone fanno e quanto possano essere importanti le esperienze personali di chi è coinvolto nei fatti e negli eventi storici, cosa che a noi sembra di aver dimostrato attraverso l'analisi del processo di unificazione italiana. Complimenti, ho visto che si è portata anche un po' di clac. No, io volevo chiedere ad Alberto Martinazzi, visto che è stata un po' sua l'idea di suggerire questo argomento, se lo svolgimento, cioè l'esito della ricerca è quello che lei si immaginava, se ha suggerimenti di approfondimento così come ha fatto la professoressa Margotti o altro. Beh, a dire la verità la ricerca era nata sotto un'altra luce ed era, io sono partito cercando di coinvolgere direttamente la regione Piemonte e altri personaggi che adesso stanno a Roma, ma quanto vedete non sono un pezzo da 90, neanche da 150, e quindi non gliene è fregato niente. L'idea originaria era di fare una manifestazione che coinvolgesse Torino, con anche in mezzo alle strade, alle piazze, con sfilate di gruppi storici, di rappresentanti che ne sono anche di folcloristici, il Brasile poi ne è un esempio lampante per tutti gli italiani, per quello che fa durante il carnevale, e non solo quello, ma invitare anche delle rappresentanti degli industriali dei vari paesi, fare qualcosa del genere, unire praticamente i popoli sotto vari aspetti, sia quello folcloristico, quello imprenditoriale e magari anche quello ufficiale, gli ambasciatori, consoli, qualcuno che venisse a rappresentare facendo delle feste e altre cose. Naturalmente, come avete visto, non è successo nulla, per il motivo che vi ho spiegato prima,
Quindi, però, nel rappresentare questo sono partito con, insieme all'associazione, e l'associazione giustamente ha visto il lato storico più importante di questo e mi ha permesso di concretizzare questa cosa insieme alla facoltà e poi alla dottoressa Marchiori, che rappresenta la regione Piemonte, il consiglio regionale del Piemonte. Sono rimasto soddisfattissimo perché da una piccola cosa ne è uscita una cosa ben diversa e molto più corposa, molto più importante. L'aspetto che si potrebbe fare è organizzare magari una cosa turistica, visto che le sedi ci sono, mettere, come fanno nei certi palazzi storici, una tabella illustrativa, mettere anche qualcosa del genere verso i vecchi ingressi di queste ambasciate. Però c'era anche da dire che questa è un'altra che se può interessare. Torino era una capitale, quindi c'erano anche i ministeri. Se a qualcuno interessa potrebbe fare una ricerca su dove erano i ministeri. Quello della guerra e marina, quello dell'interno, quello della stampa, della posta. Potrebbe anche fare uno studio simile sui ministeri e sui loro ministri. Segretario di Stato, come si usa a dire, e sottosegretario e altri personaggi. Ce n'è di possibilità da questo andare avanti. Grazie ancora a voi. Bisogna fare polemiche, poi sa, per la verità, pur avendo il Comitato 150, adesso i fondi messi a disposizione dal Consiglio regionale non erano all'interno del budget del Comitato 150, però pur avendo il Comitato 150 un certo budget importante, ma è chiaro che si sono privilegiate alcune cose piuttosto che altre. Adesso nel nostro caso noi abbiamo cercato di far sì che ci fosse appunto uno studio, che qualche studente laureato o neolaureato potesse fare delle ricerche, rimanesse poi una documentazione spendibile e se qualcuno poi voleva fare degli approfondimenti, comunque come base poi per ulteriori approfondimenti. Adesso è chiaro che, al di là del fatto che le risorse sono sempre meno, ma questo evitiamo di continuare a ricordarcelo, però effettivamente finito il 150, anche se noi abbiamo ritenuto di continuare con 150 più 1 e poi insomma andremo avanti. Ma vedremo, può essere sempre un utile spunto per ulteriori ricerche, e il Consiglio regionale insomma è a disposizione per studi, approfondimenti eccetera di questo tipo. Prego. Veloce non l'abbiamo fatta, quindi come avevamo detto è partita con la proposta di Alberto all'interno dell'associazione. La cosa importante è che l'associazione ha valutato di non fare una ricerca con noi dell'associazione. Abbiamo pensato, è giusto, che ci siano degli studenti che possono fare questa ricerca. E come dicevo prima, il Consiglio regionale è molto sensibile sotto questo aspetto. Va assolutamente a loro favore questo, perché sono disponibili non a finanziare un progetto così tanto per, che poi sappiamo che a volte vanno a finire nel nulla, sono finanziati dando delle borse di studio agli studenti, quindi con un regolare concorso, perché non è che uno ha dato la borsa di studio così al primo che passava, è stato fatto un regolare bando di concorso, i ragazzi hanno presentato la domanda e le nostre due fanciulle hanno vinto la selezione. E devo dire veramente complimenti, perché sono state molto brave, ma era doveroso precisare come è stato, no, l'iter di tutto questo progetto. Mi metto là perché ho sentito la relazione, mi piaceva molto, ma sentirla come spettatrice. Bene, grazie, alla prossima occasione e ai prossimi incontri, visto che ci sono ancora 2 giorni e il programma è fittissimo. Buona serata a tutti. Grazie. Sì, grazie.
No, grazie. Tra l'altro io tra...